Buon pomeriggio, noi siamo felicissimi di avere questo ruolo di farvi riprendere dal pranzo, infatti non siamo il vostro caffè, almeno speriamo di esserlo, di non essere troppo tediosi. E, noi oggi vi parleremo di intanto di me che non so usare questo. Ok, noi vi parleremo di. Ok, hai ragione. Scusate, forse sono io che ho bisogno di un caffè più degli altri. Noi vi parliamo di noi, perché in un trionfo di autoreferenzialità, insomma, abbiamo detto, ok, siamo in due, dobbiamo trovare qualcosa che possiamo raccontare insieme, forse dobbiamo parlare delle cose che ci accomunano, partendo magari da quelle che non ci accomunano, e ne abbiamo identificate sostanzialmente tre, di tutte, tra tutte quelle che ci distinguono, tre cose che sono quelle che invece noi condividiamo in maniera molto profonda, che sono queste tre cose che vedete, il design, l'impatto e il vivere in Sicilia. E magari cercando di mettere in relazione tutto questo con la felicità, sia perché è il tema di questa giornata, sia perché il vivere in Sicilia per noi è stata una scelta di felicità quotidiana, una scelta di lavorare, di vivere in un posto che per molti è un luogo da cui fuggire, per noi è stato un luogo invece in cui venire. Per Vincenzo tornare, per me venirci direttamente, perché io non sono nata qui e continuo a fare pasticci. No? Okay. Non sono stata io, quindi. Per i nostri amici in streaming ci eravamo persi qualcosa forse. Ma noi ricominciamo. Come? Io mi sono dimenticata già quello che ho detto. Come faccio? Va bene. Perfetto. Ricomincia, Claudio. Davvero? Devo ricominciare? Ok, la felicità di essere qui, di parlare di queste cose, la felicità che è stato un motore che ci ha fatto venire qui, venire in Sicilia, decidere di vivere, di lavorare in Sicilia, decidere di fare cose come organizzare il WIAD l'anno scorso, che è andata bene, poi vi racconteremo quanto è andata bene, ma il fatto che oggi siamo a Palermo vuol dire che è andata benissimo, molto al di sopra delle nostre aspettative iniziali. Più nel dettaglio vi parliamo quindi di chi siamo noi, di cos'è il design, di cosa significa per noi la progettazione, di cosa significa per noi l'avere impatto, che è qualcosa che fa parte del nostro specifico modo di lavorare, del posto in cui lavoriamo, che è Impact Hub Siracusa e che è anche il posto in cui abbiamo ospitato il WIAD dell'anno scorso, e di come è cambiata la nostra pratica professionale vivendo e lavorando qua. Noi siamo diversi, come vi dicevo, noi siamo diversi e si vede, io sono bella, Vincenzo è brutto, no, al contrario. No, io sono nata in Liguria, sono nata al nord, ho vissuto a Genova, ho vissuto a Roma, poi sono venuta a vivere qui. Mi sono sempre occupata di parole, ho studiato letteratura, ho studiato storia, ho studiato comunicazione, poi ho iniziato a programmare, quindi a occuparmi di linguaggi. Vincenzo è un uomo della forma, invece, lui è un designer di formazione, si è occupato sempre di cose più visual rispetto a me. Ha studiato a Londra e si è specializzato in service design, quindi in design delle esperienze immateriali, design dei processi e negli ultimi anni anche di innovazione sociale. Quindi i nostri background non potrebbero essere più diversi, ma questo è qualcosa che accomuna praticamente penso quelli che sono tutti quanti in questa sala, perché almeno per tutte le persone che conosco io, speaker compresi, non ce n'è uno che abbia un background uguale all'altro o che sia nato architetto dell'informazione. Siamo tutti confluiti in un grande mondo, partendo da percorsi molto differenti. Quello che ci unisce è il fatto che siamo nati in belle località di mare, che abitiamo tutt'oggi in una bellissima località di mare, che ci siamo incontrati a Londra, in un posto, in università, in cui entrambi siamo andati a un certo punto della nostra vita per studiare design, e che adesso proviamo a fare i progettisti in un posto chiamato Impact Hub Siracusa, dove il nostro modo di progettare è abbastanza definito dal fatto di cercare di aggregare, accompagnare, aggregando le persone che arrivano da noi con dei progetti specifici, delle idee imprenditoriali o bisogno di aiuto in qualche modo per dare gambe alle loro idee. Mi passo di questi aggeggi infernali. Siete tutti svegli? Sì? No? Nella sala delle lapidi. A me quando mi hanno detto hanno fatto un po' paura la sala delle lapidi. Comunque, vi vedo svegli e attenti. Come ha detto Claudio, lavoriamo a Impact Hub Siracusa, che è un luogo, ma più che un luogo, nel senso uno spazio fisico, è un luogo della mente, dove le persone si incontrano, progettano, camminano insieme per creare questo grande ecosistema di innovazione che in Sicilia,
c'è ma non c'è, è frammentato, non è unito, ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. Quello che stiamo cercando di fare è replicare un format, una formula vista altrove, infatti vi racconto un po' adesso di cos'è Impact Hub, di come funziona. Nasce a Londra nel 2005 e nasce come un covo di change maker, ovvero agenti di cambiamento, gente che ognuno con la propria specificità professionale, il fotografo, l'ingegnere, l'avvocato, il giornalista, l'artista, avevano semplicemente voglia di avere un impatto. Che significa impatto? Significa ritorno. Adesso andremo anche a sviscerare questo altro tema. Però avere un ritorno sul proprio territorio. Quindi a Impact Hub è un luogo dove creiamo questa rete professionale, questa community di persone, anche molto diverse tra loro, eterogenee, ma sicuramente professionisti tutti al loro modo, sviluppare idee imprenditoriali che poi possono appunto diventare imprese, possono camminare con le proprie gambe e avere anche questo ritorno sul territorio. Hub nasce a Londra nel 2005, ma si sviluppa in tutto il mondo. Ce ne sono circa 54, anzi dire 60, questa è una slide di forse dell'anno scorso, quindi già nell'arco di un anno ne sono nati altri 6. Ci sono 60 spazi fisici e una decina in progress. Nel mondo nasce soprattutto in Europa, ma poi si espande trovando in Brasile, anche in Asia, alcune delle proprie rivelazioni, perché anche se il modello di business ereditato come se fosse un franchise più o meno simile, la ricchezza del contesto del tessuto territoriale di ogni paese, continente, ma città o quartiere addirittura, a Londra ce ne sono 4 hub adesso, e sono una Islington, una King's Cross, una Westminster e una Brixton, l'ultimo che ha aperto. Sono quartieri diversissimi e tant'è vero che gli hub hanno anche una vocazione diversa nel contesto in cui, nel tessuto in cui si nutrono. In Italia ne abbiamo 7, e nasce a Milano il primo, poi si sviluppa con quello di Rovereto, che adesso abbraccia anche Trento, quindi c'è un hub trentino, poi c'è hub Trieste, hub Firenze, che è l'ultimo che ha aperto, hub Roma, hub Bari, che è uno dei più grandi tra l'altro, e Impact Hub Siracusa, con dependance e dei progetti su Catania, e in arrivo hub Torino, quindi se passate da quelle parti. Il discorso è perché non c'è un hub a Palermo, ma forse non c'è neanche bisogno di un hub a Palermo. Noi lavoriamo con i ragazzi di Push, così come con i ragazzi di Clark, di Federico, e questo lo spazio in cui lavorare, questa capacità di trasformare e di pensare insieme che in Sicilia spesso manca. Ma torniamo a parlare di design. Più che altro, di cosa parliamo quando parliamo di design? Inteso in una maniera che deve essere per forza collettiva, perché abbiamo visto, veniamo da mondi molto diversi, e design per Vincenzo è qualcosa di diverso da design come lo intendevo io quando ci pensavo le prime volte. Tempo fa io ho letto questa frase, che non è completa, in un libro che per Vincenzo è molto caro perché è quello che ha letto a 18 anni e l'ha spinto a diventare designer, a studiare design, a fare quello nella vita. Io ho letto questa frase e ho detto, ma questa cosa è fichissima, è un ottimo modo per definire l'architettura dell'informazione, secondo me. Cioè lo sforzo consapevole di imporre un ordine alle cose significativo. E invece non si stava parlando semplicemente di architettura dell'informazione, ma si stava parlando di design. Questo è un libro di Viktor Papanek che si chiama Design for the Real World, progettare per il mondo reale. Allora ho iniziato a pensare che forse il design era una grossa mamma di tutta una serie di discipline più piccole che non necessariamente sono veramente annidate l'una dentro l'altra come matriosche, ma possono semplicemente essere intersecate e tutte quante contribuiscono a creare un set di tool, di strumenti, di pratiche, di discipline, di modi utili, di modi di vedere, che noi a diversi livelli, con diversi approcci, con le nostre diverse provenienze, utilizziamo in vari modi, appunto, per fare qualcosa che in realtà ha un obiettivo univoco. Se pensiamo alle sfumature che ci sono anche tra le parole, tra design e progettazione, che in inglese significano la stessa cosa, ma se pensiamo a quanto è difficile a volte cercare di capire cosa significa design dell'informazione o architettura dell'informazione,
in un caso organizzare, progettare e nell'altro visualizzare per la comprensione, è facile capire come sia facile perdersi anche nei meandri di tutta una serie di discipline che sono quelle della progettazione centrata sull'utente, lo user experience design, l'interaction design, il service design, dove si collocano realmente l'una rispetto alle altre. E soprattutto è veramente importante capire dove si collocano, è più importante sapere che fanno parte tutte di un mondo coeso nel quale tutti possiamo attingere per fare qualcosa di positivo con un approccio volto all'utente. Quello che noi abbiamo capito è che la cosa più importante da sapere, da tenere a mente, sono i principi comuni, che possono essere quelli che ci accomunano e ci possono far lavorare insieme nonostante abbiamo approcci diversi, o comunque nonostante ci occupiamo tutt'oggi di cose diverse anche lavorando insieme, perché io probabilmente sarò sempre più sbilanciata verso il web e Vincenzo sarà sempre più sbilanciato verso i servizi e le persone, però possiamo fare delle cose insieme perché condividiamo un set di strumenti e una visione. Ma gli strumenti non bastano, tant'è vero che se vi do in mano gli strumenti da dentista, difficilmente sapreste riparare una carie, perché stiamo parlando di un processo, di un mindset, un modo di saper agire che si acquisisce con l'esperienza, con l'esercitazione, quindi anche se gli strumenti del designer, dell'architetto dell'informazione sono tutti disponibili già online e sono ben trovabili anche, perché qualche altro architetto dell'informazione li ha resi trovabili e fruibili, non per forza ci possiamo improvvisare esperti della materia. Quindi riuscire a dare la giusta attenzione ai metodi e ai processi, e ne abbiamo visti alcuni anche nella presentazione di Raffaele che ci suggeriva come riusciamo a fare dei cluster informativi, si parlava di presentazione ricerca a faccette, tutta una serie di terminologie anche tecniche, quelli sono a disposizione, il cosa farci rimane il vero problema. Se vi do un calibro in mano non so cosa ci andate a misurare, come andate a usarlo. Il processo può essere piuttosto lineare se parliamo di processi che vanno semplicemente gestiti. Questo è da un libro di Bruno Munari, anche questo a me molto caro, che lui parla della ricetta del risotto verde e dice come in cucina progettare vuol dire prendere delle decisioni, sperimentare, iterare e poi definire dei modelli. Quindi quello che fa con il risotto verde come processo creativo però piuttosto lineare, parte dalla definizione del problema: mi serve il risotto verde per 4 persone, vado a scomporre e definire cos'è il problema, e poi ci sono i componenti che sono gli ingredienti, ci sono la raccolta dei dati, ma qualcun altro l'ha già fatto prima il risotto verde. Marzia, tu come lo fai il risotto verde? Vado a comparare, vado a fare ricerca, per poi andare in quello che è l'ambito creativo dell'assemblaggio, della sperimentazione, il test, eccetera, per arrivare. Giustamente ci sono, qua entrano in gioco appunto i metodi, gli strumenti, devo mettere le cose in un certo ordine, per arrivare a quelli che sono i disegni costruttivi, ovvero la ricetta mia che mi piace, e stare attento anche ai dettagli, servire su piatto caldo, perché altrimenti la mentecatura del risotto. Insomma, questo è un processo piuttosto lineare che tutti capiamo, però sapevamo cosa, dove andare a parare, nel senso sapevamo che stavamo preparando una cena per 4 persone e che avremmo mangiato del risotto agli spinaci. Ma quando il processo creativo diventa più ambizioso, nel senso che andiamo a cercare delle soluzioni a dei problemi più grandi di noi che magari non sappiamo ancora cosa sarà, nel senso mettiamo fine al vagabondaggio e alle persone che vivono la povertà a Palermo, come facciamo ad addentrarci in modo creativo, in modo progettuale, in qualcosa dove non sappiamo quale sarà il risultato finale? Questa è una rappresentazione, lo scarabocchio, lo squiggle, che io ritengo che sia la rappresentazione più onesta, rappresentazione grafica più onesta di ciò che vuol dire fare design, ovvero si parte facendo ricerca, acquisendo informazioni e poi ci si trova nel mezzo di quel vortice dove c'è tanta incertezza e non si sa bene come continuare ad andare avanti. Poi, miracolosamente, si sviluppano dei concept, si prototipano delle soluzioni fino ad arrivare a quello che sarà una delle tante possibili soluzioni. Il mio modo preferito di pensare al design è pensare come se ci fossero un paio di occhiali speciali che una volta che uno se li è messi non può far più finta che il mondo sia come lo vedeva prima.
il design non è qualcosa che si può aggiungere a un certo punto al progetto, tipo vabbè dai adesso ci mettiamo anche un po' di design, adesso ci mettiamo anche un po' di user experience, cioè è come mettersi gli occhiali a raggi X, quelli che pubblicizzavano una volta sui giornalini che ti fanno vedere le persone nude sotto, le donnine nude, una volta che hai gli occhiali che ti fanno vedere le donnine nude, se mai esistessero, non puoi fare finta che il mondo sia ancora con i vestiti e tutto quello che tu farai sarà orientato a la visione nuova che hai e che non puoi far finta di non avere, che non puoi esimerti dall'avere. In questo senso tutti possiamo essere designer, nel senso tutti possiamo condividere un approccio che è orientato alle persone, all'utente, all'empatia e al voler ottenere qualcosa che è un risultato condiviso e positivo di un'esperienza senza cuciture, un'esperienza più fluida per le persone per le quali stiamo progettando. E anche questo è un motivo che... È anche per questo che quando pensiamo al design, per noi è superfluo dire design è qualcosa che è incentrato sull'utente ed è qualcosa che porta a un'innovazione, perché è in nuce. Cioè la mia idea di design e anche quella di Vincenzo, ne sono abbastanza certa perché abbiamo parlato a lungo, è che se parliamo di design parliamo di qualcosa che è di per sé incentrato sull'utente ed è di per sé qualcosa che deve produrre un'iterazione, un cambiamento, deve essere anche un cambiamento positivo, altrimenti stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando della Torre d'Avorio di cui parlava Raffaele stamattina, ma non stiamo parlando di quello che a noi piace intendere come design. Quindi design è qualcosa che crea un impatto per forza di cose, un impatto che deve essere necessario, perché altrimenti vuol dire che non sta lasciando il segno e non ha senso chiamarlo progettazione. Impatto può essere qualcosa di molto diverso. Impatto, ovviamente, quando parliamo di design parliamo di trasformazione e noi la intendiamo come un impatto positivo. Ma se io vi dico impatto, che immagine vi viene in mente? Impatto. A primo impatto, ok, primo impatto, il colpo di fulmine potrebbe essere una nota positiva. Che immagine vi viene in mente? Crash test, un incidente, un qualcosa di sbagliato. Quando abbiamo chiesto a tante persone se provate a fare la ricerca su Google per immagine, ovviamente impatto, catastrofe, disastro, un meteorite che distrugge la vita sulla Terra, o peggio ancora trauma, no? Un trauma personale, un impatto. Però l'impatto può essere anche... e noi crediamo, può essere anche positivo, può essere anche dare là una reazione a catena, un effetto domino, che va a produrre un impatto che poi è anche al di fuori di quella che è la nostra portata. Un po' come ci spiega il butterfly effect, che in modo molto gentile si può dare il via, premendo un bottone, un grilletto da una parte del mondo, e qualcosa succede di grande dall'altra parte del mondo. Quindi questa è la teoria del caos. Impatto dentro Impact Hub sicuramente è quello più legato a questa idea di triplice bottom line, che vuol dire parliamo di un impatto economico, parliamo di un impatto ambientale, parliamo di un impatto sociale. Anzi, forse è più corretto nell'ordine dire le tre P, people, planet, profit, in quest'ordine. E sono tutte e tre importanti, perché se ci occupiamo solo di persone e di ambiente in realtà facciamo attivismo, facciamo volontariato o facciamo delle forme di associazionismo. Se ci occupiamo solo di profit, siamo il corporate o il privato così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi secoli, ovvero con un solo interesse, massimizzare il profitto. Se, avere un equilibrio di queste tre dimensioni è sicuramente l'impatto sostenibile che all'interno di Impact Hub, ma anche nella nostra disciplina, all'interno dei nostri lavori come design, vogliamo ottenere. Una delle cose che a Impact Hub ha avuto uno degli impatti maggiori e una delle quali io sono più fiera è stato proprio organizzare il WIAD l'anno scorso. È stata diciamo una cosa che abbiamo voluto fare per posizionamento personale e anche per testare il luogo nel quale saremmo andati a lavorare, almeno per me che non mi ero ancora trasferita. Quando abbiamo organizzato questa giornata non sapevamo cosa ne sarebbe venuto fuori. Non avevamo consapevolezza di quello che era il territorio siracusano, che adesso ve lo posso dire non è diciamo dei più eccitanti o dei più eccitati, ma in realtà c'è stata una risposta positivissima e quello che noi abbiamo fatto è stato organizzare una giornata che era metà conferenza, metà workshop. Abbiamo chiamato
È saltata una slide. Abbiamo chiamato degli speaker da Roma, dal centro Italia, un po' come è successo anche oggi, nel senso abbiamo attinto ai nostri network altrove e abbiamo chiamato dei colleghi sul territorio, tra cui Domenico e Mauro di Push e altri ragazzi invece di Catania. Abbiamo avuto impatti di tre tipi. Il primo è stato uno scambio di competenze, nel senso persone che vengono da network come quello di Roma, in cui di questa disciplina si parla già molto di più e si lavora molto di più, sono venuti a impollinare il nostro territorio e si sono portate indietro delle altre cose, tant'è vero che Luca Rosati, che è il primo arancione che vedete nella foto, che insegnava in un master a Perugia, aveva una studentessa che è venuta a fare uno stage a Catania con una delle persone che organizzavano il workshop il pomeriggio nel nostro evento, e questo per noi è stato bellissimo, perché vuol dire che si è attivato uno scambio, una relazione tra Sicilia e resto dell'Italia che in qualche modo è stato anche grazie a noi, e a noi non può che far piacere questa cosa. Lo sviluppo territoriale, il fatto che oggi c'è un WIAD a Palermo e magari l'anno prossimo ce ne sarà uno da un'altra parte, vuol dire che abbiamo dato il nostro piccolo contributo a far crescere il modo in cui si parla di tutto questo sul territorio. E questo è un altro impatto gentile, nel senso è successo un anno dopo, però è successo e continuerà a succedere, perché ognuno di noi, uscendo di qua, parlerà di questa giornata con la sua cerchia, e attendere, questo non può essere che un modo magari meno svelto, ma sicuramente più duraturo, di far germogliare alcune buone pratiche e alcune cose nelle quali noi crediamo molto, come il valore della progettazione, la progettazione centrata sull'utente. Ma soprattutto ha avuto un impatto anche su di noi, che l'abbiamo organizzato, sulla struttura che l'ha ospitato. Questa l'abbiamo messa per Mara perché c'è il marito, giustamente il fondatore Rosario Sapienza di Impact Hub Siracusa insieme ad altri. Squisitamente parlando di design, di progettazione, portare alcuni di questi processi, ma mappiamo l'esperienza dell'utente che attraversa i nostri spazi e usa i nostri servizi. Proviamo a ragionare con degli strumenti progettuali sulla visione d'insieme, ma anche sui dettagli di ogni singola interazione. Possiamo progettare i touch point, ovvero quegli elementi pratici. Come noi diamo informazioni alla gente, dato che parliamo con tanti inglesismi, parliamo di concetti innovativi, perché vai a provare, parla di sharing economy, ok, economia condivisa, co-working, spazio condiviso di lavoro, cioè è anche un problema di traduzione, non solo di linguaggio ma proprio di concetti, quindi è come comunichiamo quando siamo nello spazio fisico e come comunichiamo online nel nostro sito web, sono questi due canali, uno fisico, l'altro digitale, paralleli ma si parlano tra di loro, quindi abbiamo provato a fare nostre, ci è voluto un bel po' di tempo e siamo ancora work in progress, tutte queste lezioni di design, di architettura dell'informazione, anche se poi progettare l'impatto quotidiano nei suoi dettagli, nelle sue attività, cioè è più facile che veniate a Siracusa a vederlo con i vostri occhi e a partecipare ad alcuni dei nostri eventi che raccontarvelo, altrimenti diventa lunga. Per fortuna non siamo soli, siamo un team di persone, di circa 10 persone che fanno il nocciolo duro di quella che è la cooperativa, poi c'è la parte dell'associazione, invece ci sono 16 persone, abbiamo soprattutto una community di persone, tra quali alcune anche a Palermo, a Messina, a Catania, quindi non siamo tutti lì a Siracusa in uno spazio fisico, ma siamo, diciamo, una comunità diffusa. Sicilia, cioè una volta che siamo venuti qua, la Sicilia ci ha cambiato, almeno a me, ma ha cambiato tantissimo, perché appunto io non sapevo ben poco, non sono siciliana di ritorno, ho dovuto imparare tante cose dalla lingua, alla terminologia, modi di comportarsi e ho dovuto anche cambiare un po' il mio approccio verso il lavoro e verso i clienti, che non sono mai facili, ma in alcuni contesti sono ancora meno facili. Ho imparato che esistono degli ecosistemi diversi, nel senso non uno pensa che si può progettare un giardino all'inglese, ma deve fare i conti con le piante autoctone del luogo in cui si trova. È una questione sia di contesto territoriale, sia di specificità delle persone. Cioè noi non abbiamo a che fare probabilmente con fiorellini delicati, ma con le ficopale. E le ficopale, anche se sembrano meno belle dei fiorellini delicati, in realtà secondo me lo sono di più, perché sono spontanee, perché sono resistenti,
e perché sono rigogliose, quindi se ne trovano. E questo secondo me rappresenta molto bene l'entusiasmo che io ho trovato personalmente in un territorio come quello di Siracusa, come quello della Sicilia, rispetto a ciò che ho potuto vedere altrove, almeno questa è chiaramente la mia esperienza personale. Quello che penso sia il ruolo del progettista in un territorio del genere è essere quello strumento lì, che è una cosa che ho dovuto imparare stando qua. Immagino che tutti voi, se siete siciliani, sapete cos'è la caffettiera. Io invece l'ho dovuto scoprire facendomi deridere un po', come al solito. Era una delle tante cose che non sapevo, ed è lo strumento che serve a raccogliere i fichi d'India senza farsi male. Dovrebbero darlo in dotazione a tutti i turisti che vediamo per le strade di campagna, che poverini non lo sanno, che oltre alle spine nere ci sono quelle invisibili e uno lo deve imparare alle sue spese. Fare il progettista qua secondo me significa fare lo sforzo di trovare un modo di rendere intellegibile e bello tutto ciò che la natura, il territorio e le persone danno spontaneamente, che non è sempre facile perché ci sono una serie di problemi che si incontrano e sono reali, probabilmente appunto sono problemi che non sono difformi dai problemi che si possono incontrare in qualsiasi ambito lavorativo. Qua sono a volte in alcuni contesti un poco più radicati. Il fatto di avere delle coazioni a ripetere, degli schemi fissi per mancanza di innovazione generica, quindi lavorare con delle persone che non hanno altri esempi di innovazione è più difficile, bisogna cercare di trovare un modo per scardinare quello che è l'abitudine a fare sempre le cose in un certo modo. L'incomunicabilità, per me che lavoro con le parole e con l'usabilità del linguaggio, lavorare in un posto in cui a volte il dialetto soppianta l'italiano, e quindi non stiamo parlando solo più del problema con l'inglese, ma anche del problema con l'italiano stesso, è stata una cosa che mi ha dovuto far scendere un attimo di livello e capire che forse dovevo imparare a rapportarmi io, in primo luogo, con le persone in un modo più diretto, rinunciando magari a una terminologia precisa in virtù di una maggiore comprensibilità. Kunashi Tunnu, non può morre quadrato, mi veniva in mente, ma anche keep calm and qua, siamo in un luogo in cui si parla e si promette molto, l'azione pratica, pragmatica, che forse è più anglosassone che addirittura italiana, è rara, nel senso riuscire a trasformare in progettualità concrete quelle che sono delle azioni, dei pensieri condivisi, è molto molto complicato. Come diceva Claudia, lei è arrivata in Sicilia, e in Sicilia ci sono nato, ci sono cresciuto, ma ci sono anche tornato dopo 12 anni di stare, studiare, lavorare in giro per l'Europa, e quindi sono dovuto un po' ricombinare. In certi posti addirittura mi sono sentito dire: quel tuo mondo londinese di pensare non funziona qui. Comunque, ho dovuto fare dei passi indietro anch'io. A discapito di tante persone che dice: sì, però tu sputi sul piatto dove mangi, sei andato a studiare e lavorare fuori. Perché tanta gente ha paura di passare quel segnetto bianco, perché dice: non sai bene cosa trovi, mentre sai bene cosa lasci, e quindi c'è questa diffidenza verso i modelli che magari arrivano da fuori. Nel senso, io ho vissuto in Portogallo, per quanto siano un po' più in ritardo con lo sviluppo del paese, dei concetti, sono molto più aperti a dinamiche di innovazione, nel senso accettano, replicano e migliorano modelli che arrivano da fuori. Mentre in Francia, in Spagna, in Italia ho visto molta più resistenza, dice no, noi abbiamo i nostri modi di fare le cose. Come siamo cambiati, almeno come sono cambiata io in quest'anno, come è cambiato Vincenzo, come continuiamo a cambiare tutti i giorni, vivendo e lavorando qua? Questo? Secondo me, per quanto mi riguarda, il più grande insegnamento che ho avuto finora è relativo all'arroganza culturale, nel senso, io sono nata al nord ed è inutile che faccia finta di non essere stata educata a un pensiero tipo: bella la Sicilia, bello il sud Italia, però per vivere stiamocene a casa nostra, dove le cose funzionano, dove i servizi ci sono. È una sfida per me vivere qua, sia perché per me molte delle cose che fanno parte del sud non sono qualcosa che sono con le quali sono cresciuta, e anche perché è un modo per me di pagare uno scotto, nel senso di riprendere possesso di un pezzo del mio paese che in qualche modo mi è stato negato culturalmente, nel senso mi è sempre stato proposto, almeno per una larga fetta di anni, come altro da me. Il rischio di arrivare e voler fare esportazione culturale perché vieni da un posto in cui le cose funzionano meglio, perché sei stato educato alle cose che funzionano meglio, è alto.
Ma io non mi posso dimenticare che qua è nata la cultura classica, o almeno è nata la letteratura, è nata la poesia, quindi non, ho dovuto sicuramente per prima cosa iniziare a fare un lavoro su me stessa e a fare uno sforzo di progettazione sul mio modo di comportarmi con i clienti e con le persone, perché è uno scambio, non è un'imposizione dall'altro, non è una cattedra, e le persone sono risorse che a me possono insegnare tanto. Magari io posso insegnare alcune discipline, alcune metodologie con un approccio sicuramente molto più circolare, molto più maieutico. Credo che Mara dopo ci parlerà di Danilo Dolci, penso, se c'è tempo. Io ho avuto la fortuna di partecipare a un laboratorio maieutico durante il Filfest, che è un evento che c'è stato a Catania, di cui Mara ci parlerà, e ho capito molto di quello che in Sicilia è già stato fatto sulla circolarità e il rispetto nei confronti di tutte le persone. Ed è un argomento molto affascinante. La livella delle cose che ci aspettiamo può essere tranquillamente abbassata. Non portare a casa il risultato e la felicità di un cliente, se questo significa abbassare le aspettative, va benissimo. Ho dovuto imparare a settare meglio i miei obiettivi, a non pretendere troppo da un contesto, da una situazione, da un lavoro. Va bene così, a volte va bene anche fare qualcosa che sia un pochino più del fallimento, va bene che la terminologia non sia corretta purché se ne parli, va bene che si parli di user experience anche se non se ne parla in maniera totalmente corretta, ma intanto se ne sta iniziando a parlare, quindi è già un buon risultato da portare a casa. L'anno prossimo, il mese prossimo, miglioriamo. Le vitamine servono a chi ha il lusso di prendere le vitamine. La maggior parte delle persone ha un bisogno reale, allora perché non partire da quello? Invece di voler cambiare e proporre qualcosa che sia al di sopra delle possibilità e delle comprensioni che annoierebbe il cliente, è meglio partire dal germoglio di un bisogno reale. Questa cosa poi può far scaturire altri bisogni e dagli altri bisogni poi si arriva magari a una dieta bilanciata, a un intervento massivo che allora sì, considererà anche le vitamine e ciò che assumi quotidianamente, tutti gli integratori che puoi avere, però perché non partiamo dai cerotti invece di voler partire subito con qualcosa calato dall'alto? Il sistema ha molta energia, anche i clienti hanno molte energie, combatterci tanto è inutile, allora tanto vale essere un poco zen e cercare di sfruttare le loro energie a nostro vantaggio, in modo da non arrivare allo scontro frontale, ma seguirli rovesciando la situazione, essendo un po' talpe, essendo un po' lavoratori sotterranei e soprattutto dotandosi di un enorme set di pattern che ti permette di cambiare in corsa, perché tanto quello che hai schedulato per la tua sessione di co-design, il tuo progetto, la tua riunione, spesso non andrà come l'hai progettato. Bene, allora devi improvvisare, ma non improvvisare in modo totalmente casuale, devi improvvisare come una commediante dell'arte, cioè tu non ti puoi dimenticare che sei un progettista, quindi devi comunque restare nel tuo solco, con la tua maschera, del tuo personaggio, ma essere pronto a cambiare, a iterare, a seguire ciò che la situazione ti sta portando davanti. In questo modo io ho imparato a non sprecare ciò che la situazione offre, lo sforzo che il cliente sta facendo e ciò che di buono si può comunque fare insieme, anche se magari la strada che stiamo prendendo non è esattamente quella che avevo prefissato all'inizio. Che c'entra tutto ciò con la felicità? Beh, per noi c'entra molto, perché la frustrazione che proviamo di fronte a un software, un programma, uno spazio, un servizio che non funziona, poco fa eravamo a mangiare, volevamo condividere le fotografie del pranzo vastaso che ci siamo fatti, cioè, il mio cellulare diceva nessun servizio, dice come nessun servizio? Nessun servizio, non potevo condividere niente, quindi sappiamo bene, conosciamo quei momenti di frustrazione, il momento in cui Twitter va in palla, dice is overload, noi pensiamo che elementi di user experience design, elementi di service design, ma anche elementi di architettura dell'informazione possono semplicemente fare quel poco che basta a trasformare un'esperienza o una giornata brutta in una giornata sicuramente positiva e più felice. Ed è un po' quello che stiamo cercando di fare anche noi a Siracusa con la community delle Global Service Jam. Queste sono immagini della Sustainability Service Jam, che è una maratona di 48 ore per progettare qualcosa di sostenibile, è una cosa che avviene in tutto il mondo, un po' come questa giornata di oggi. E non solo abbiamo la felicità come obiettivo e risultato finale da ottenere,
ma anche come modo di lavorare insieme. Per questo le parrucche, i giochi e i post-it ci accompagnano sempre. Grazie. Domande per Vincenzo e per Claudia. O per Vincenzo solo, o solo per Claudia. O per Domeni. Marzia. Se c'è il microfono per Non vi siete mai pentiti? Ci sono momenti in cui hai detto, Gesù, ma io perché ho fatto questa roba? Lo dico, ve ne siete mai pentiti? Cioè, c'è stato un momento in cui avete pensato, è tutto sbagliato, non ce la posso fare mai. Io personalmente penso di aver fatto una delle cose migliori della mia vita, venire a vivere qui, perché dal punto di vista della crescita personale, di ciò che ho imparato, non c'è paragone. Cioè, sì, magari sì, è molto più complicato, bene, sto diventando molto più brava a gestire un'infinità di cose, quindi vedendola in questo senso, dal punto di vista professionale, io mi sento che sto crescendo in maniera esponenziale. Quindi no, non me ne pento. Se poi me ne pentirò, può anche darsi che a un certo punto arrivi all'implosione, però. Ma più che altro c'è anche una reiterazione di questa scelta ogni volta che qualcuno ti chiama, ti manda un'email. Ehi, c'è questa opportunità di dottorato altrove, perché non viene? Tu dici, fai i conti, sempre ci vieni. Dici, no, guarda, sto bene qui, però sto facendo delle cose importanti che voglio continuare a fare. Un'altra, Sergio, ti ho visto con la mano alzata. Cioè Fabio. No, scusa, in realtà più altro mi piace sempre molto, io vi ascolto sempre con molto piacere, però ritorno sempre a un dubbio, ovvero quello della, tu prima Vincenzo parlavi anche dell'impatto economico, quindi è della sostenibilità economica. Ora naturalmente non vi voglio chiedere come si sostiene tutto questo, però in realtà pensavo anche a un discorso che facevo una volta con Massimiliano, e dicendo appunto che magari negli altri paesi fuori dall'Italia una sorta di innovazione sociale era possibile, perché comunque i finanziamenti statali con cui la maggior parte dei progetti si reggono, o perché esistono fondazioni, arrivano. Non lo so, dico io sempre per sentito dire, naturalmente. Quindi volevo sapere, da questo punto di vista, in Sicilia soprattutto, come si riesce a mantenere tutta questa struttura sostenibile, o comunque tutti i progetti sostenibili? Ma intanto io farei compartimenti qua, perché se parliamo di progettazione, di design, di progettare un sito, sviluppare una campagna di comunicazione, raffinare l'usabilità di un'esperienza, eccetera, stiamo parlando di progettazione che ha i suoi costi codificati e anche capiti meglio di altre cose. Se invece parliamo di innovazione sociale, ti posso dire anche che l'innovazione sociale è una cosa che avviene nelle comunità senza bisogno di business model. Se parliamo di impresa sociale, che è quello che facciamo al Lab, noi cerchiamo di accompagnare persone che hanno l'idea, che vogliono svilupparla prima in progetto, quindi assunzione di strumenti progettuali, quindi formazione dal punto di vista della progettazione, e poi passare da progetto a impresa, quindi capire quali sono i modelli di business, le strutture legali, costruire un team, darsi un cronogramma. Siamo sportello di accesso al credito con Banca Etica, i fondi Jeremy, tutta una serie di strumenti finanziari che ti possono portare a quel prossimo livello che è veramente fare impresa. Quelli sono servizi alle imprese sociali, quindi stiamo parlando di servizi di accompagnamento alle imprese, che le facciamo sempre con dinamiche di accompagnamento, eccetera. Quello che vogliamo fare è tenere, che è un po' la missione dell'associazione Hub, portare l'innovazione sociale al centro del Mediterraneo, portare quel briciolo di voglia di cambiare le cose anche nel tuo modo di fare impresa. Quindi fai impresa, e noi ti vendiamo servizi per fare impresa, e in certo senso quelli sono molto più facili da rendicontare, da capire, da comprendere. C'è anche capire qual è il valore di un'innovazione sociale, ovvero un'innovazione collettiva. Chi paga per un'innovazione collettiva? Cioè, lo era naturalmente fuori dubbio, era proprio il mero dato economico, il danaro, ecco. Tutto sì, questo. Sì, okay. Non ti nascondo che poi noi partecipiamo a progetti europei, da Erasmus Plus a Horizons 2020, però il budget di quei progetti in realtà viene assorbito dal progetto stesso. Infatti. Se tu vuoi continuare a crescere sul territorio, devi avere la forza e la professionalità, la qualità sufficiente di proporre dei servizi che vengono comprati.
Okay. Se non offri i servizi che vengono comprati, stai facendo associazionismo, attivismo, altre okay. cose che vanno tutte bene, ma non è il sostenere in scala quella che è l'impresa sociale in Sicilia.